Tocco dei bicchieri. Buongiorno Tildrote! Ciao a tutti, lui è lui! E lei è Sofì! E benvenuti in un nuovo video vlog! Una nuova avventura, un nuovo video al giorno per raccontarvi le nostre folli avventure! Oh yes! Questa di oggi inizia in modo super strano con Sofì che cerca di fare qualcosa col bicchiere, non ho capito. Cerchiamo di fare la cup song! Non l'ho mai saputa fare, però mi piace un sacco. Ma lascia stare, ti prego. Non la sai fare. Lo sapevo, non c'era bisogno che me lo dicessi tu, grazie. Se ancora non fate parte della nostra famiglia, della nostra squad di Team Trote, siete dei pazzi. Quindi potete rimediare cliccando subito il tasto iscriviti qui sotto e la campanella e farla esplodere. Bam 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 bam. E poi prendendo le nostre figurine in edicola. Già, perché vi comunichiamo che sono ancora disponibili 12 golden card. Significa che ancora 12 di voi devono trovare la carta d'oro per incontrarci. Sì, avete capito bene. Perché le golden card che vi avrebbero permesso di incontrarci erano 20, ne sono state trovate 8 e quindi ne mancano ancora 12, tutte da scoprire. Che aspettate, correte in edicola. Oggi iniziamo questa nuova avventura qui al laboratorio, perché ieri vi abbiamo lasciato con la curiosità di quegli scatoli. Non vi abbiamo detto cosa c'è qui dentro, abbiamo lasciato tutto in segreto, ma adesso li andiamo ad aprire. Aspetta lui, prima di andare ad iniziare l'avventura di oggi io direi di fare un po' un passo nel passato. Passato del pomodoro? No, lui, in questi giorni sono successe un sacco di cose super pazze. E magari chi ci segue non ha capito bene cosa sia successo. Quindi andiamo a fare un po' un passo nel passato per spiegare passo passo cosa è successo di folle. Partiamo dal principio. I nostri piccolissimi, carissimi, cucciolissimi Kir e Rei sono stati rapiti da quel terribile signoresse, il quale, subito dopo averli rapiti, ci ha detto che per riaverli avremmo dovuto superare le sue solite prove malefiche. Come sapete, il signoresse è unico e solo e scrive su questo canale. Non ci sono altri canali che hanno rapito il signoresse, nessuno, non si sa l'identità di questo signoresse. Quindi tutto quello che vedete su YouTube, su Instagram, ovunque, che non è su questo canale, è tutto falso. Vi stanno prendendo in giro. E soprattutto il signoresse ce l'ha soltanto con noi, quindi non esistono altri canali YouTube ai quali il signoresse scrive. Abbiamo scoperto che manager Gigi era stato contattato dal signoresse, il quale gli ha rivelato delle cose misteriose. E manager Gigi non ci vuole parlare di questa situazione, ha detto che deve rimanere segreta. Così noi siamo volati a Milano per andare a parlare con lui. Lì abbiamo trovato una lettera, in quella lettera c'era stato detto di tornare in Sicilia per fare una prova. Quindi aereo Milano, Milano, aereo Sicilia. È stata una settimana assurda, fuori di testa. E signoresse, se stai ascoltando questo video, ovviamente sì, perché tu non hai nient'altro da fare se non importunarci nelle tue giornate, sappi che noi siamo in attesa di una tua nuova lettera, perché noi vediamo l'ora di riabbracciare Kir e Rei. Solo questo che vogliamo. Detto questo, oggi inizia una nuova avventura insieme. Yeah, yeah, ni. E quindi andiamo ad aprire le nostre scatole misteriose. Come sapete, noi siamo diventati amanti dell'arte. Où se trouve le museo del Louvre? Qui abbiamo il nostro primo quadro, il quadro del Mecco Tretè, bellissimo. Così abbiamo pensato di ordinare altri quadri per abbellire il nostro laboratorio. Quadri scienziati pazze. Per la prima volta li andremo a vedere insieme a voi, quindi è per noi davvero un vero e proprio unboxing. Pronti? Siete curiosi? Ecco qui il primo. È tipo uno specchio, ciao. Bene, ora mettiamolo da parte, dopo li andiamo a prendere tutti. Prossimo, un po' più grande. Un po' molto più grande. Uffa, il museo del Louvre. Wow, interno di una cellula, di due cellule. Questa è una cellula animale, mentre questa è una cellula vegetale. Bellissimo. Numero 3, lo apro io. Questo è davvero gigante. Gigantesco. Siamo quasi. Oh, e andiamo ad aprire l'ultimo tra la verulala. Wow, questo è un quadro di fisica, con esperimenti fisici. Vai ingegnero, siamo tutti contenti.
fuoco. Ah! Ok. Attento. Vai quadro. Oh, wow, che bello. Ma è bellissimo. Ovviamente non esiste un laboratorio senza gli esperimenti. E infatti oggi siamo qui per fare un esperimento nuovo super pazzo. Il ritorno degli esperimenti pazzi, yeah, sì. Come ben sapete noi adoriamo gli esperimenti pazzi e le creazioni incredibili. Oggi andremo a mescolare le due cose e andremo a fare una creazione incredibile ma con un esperimento scientifico. Infatti vogliamo realizzare lo slime col frullatore. Non sappiamo se sia una cosa fattibile. L'ultima volta che abbiamo usato il frullatore l'abbiamo utilizzato per frullare una LOL. Quindi secondo voi lo slime sarà possibile farlo? Perché di solito quando si fa lentamente, bisogna mescolare piano piano. Ma con un frullatore che frulla fortissimo, cosa riuscirà fuori? Melma o slime? Non lo so, non lo so, ehi, non lo so, non lo so. Cretri, tu che ne pensi? Si può fare? No, Luigi, non lo so, non lo so proprio. Abbiamo tutti questi dubbi e quindi non ci resta che fare l'esperimento. Mettiamo i nostri camici. Prendiamo il frullatore. Oh, oh, è rimasto impigliato. Ok, preso. E prendiamo tutti gli ingredienti per realizzare il nostro slime. Con la vinilica, con la trasparente, bicarbonato e ovviamente l'immancabile liquido per lentine. Soluzione salina. Aggiungiamo pure... Ma scusa, quando li hai messi quegli occhiali? Magia. Aggiungiamo pure qualche goccetta di colorante alimentare. Lui, che colore facciamo? Azzurro. Azzurro? Va bene, che azzurro sia. Per prima cosa mettiamo nel nostro frullatore la colla vinilica. Io ho come l'impressione che il frullatore rimarrà incollato per tutta la vita. Qualcosa mi dice che dopo lo dovremmo buttare. Lo penso anch'io. Un po' di colla trasparente. Un po' tanto, così penso che possa bastare. Colorante alimentare. Ne metto tantissimo, tantissimo, devo diventare proprio blu, blu notte. Non ho mai visto un slime blu notte. E vai col liquido per lentine! Esperimenti pazzi! Pronto? Ehi, Serena, dimmi. Sto facendo un esperimento scientifico. Ci sentiamo dopo? Serena, sei pazza. Comunque continuiamo. Andiamo con il nostro liquido per lentine. Guardate, colorante alimentare sta iniziando a sciogliersi. Adesso non ci resta che mixare. Secondo voi cosa accadrà? Diventerà una pappetta inutile da buttare? Si formerà lo slime oppure si romperà il frullatore? Scrivetelo qui sotto nei commenti prima di vedere l'esperimento. Ovviamente andrò a frullare io perché Sofì è pericolosa e non sappiamo cosa potrebbe combinare. Ma dai! Ok, ci siamo! Stiamo per fare la storia, un esperimento davvero incredibile! Frulleremo lo slime! Veramente è la colla! Vediamo se lo slime funziona! Vai, 3, 2, 1! Oh cavolo! No, vabbè! Io credo che sia esploso il frullatore e sia riuscito l'esperimento! C'è puzza di bruciato? Scusate! Slime! Ma che succede? Vada qui! Stranissimo! Sto per andarla a toccare! Attento! Oh cavolo, è riuscito! Ragazzi, l'esperimento è riuscito! Bellissimo! È bellissimo! C'è anche un pezzo di plastica, da dove è uscito? Wow! Cioè,
Che dire? È passato qualche secondo di frullatore e si è formato una slime perfetto. È super fluffy, è super bello. Mi raccomando però, voi non lo fate a casa col frullatore di vostra madre, perché lei probabilmente non lo usa per cucinare. Quindi non lo fate, noi siamo scienziati pazzi, almeno il laboratorio lo possiamo fare. Lui, vorrei provarlo io, grazie. Sì. Io adoro il colore di questo slime, è super super blu. Guardate che bello l'odore. Qui è rimasto un po' di residuo. Proviamo a frullarlo. Vai. Non funziona. Non funziona più. Non funziona più. No! Ecco, lui adesso va. Wow. Proviamo a rimettere il nostro slime. No, lasciamo stare. Sì. Sophie, lascia stare. Ah, che non si è rotto? Lasciamolo funzionante. Sei noioso. Ah! No, adesso è più bello di prima. Mio slime super blu, bellissimo, yeah, yeah, È pazza. Io direi di prendere un barattolo adesso e conservarlo come ricordo. Assolutamente, è già preparato. Vai Fluffy Slime, entra dentro. Ed ecco qua, slime preparato con frullatore. Lo andrei a mettere qui con tutti i suoi fratellini barattoli. Ma comunque dentro adesso non ci resta che pulire tutto il casino che abbiamo fatto, guardate qui. Ok. E direi che l'avventura di oggi si può concludere qua. Signoresse, mi raccomando, aspettiamo nuove prove per riavere indietro i nostri Kira e Ray. Se volete prendere le nostre magliette, trovate sul sito mecontrate.it/shop. Cliccate il video che vi sta per comparire, che sarebbe l'avventura di ieri. E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Noi non ci fermiamo, no, non ci arrendiamo. Ho tutte le mani blu, mi sa che ho esagerato un po' troppo.